Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Trappole Scacchistiche. Stavolta andiamo a vedere cosa succede in alcune varianti della difesa scandinava, che nonostante non sia una delle difese più gettonate per il nero, stavolta in queste varianti può portare a delle soddisfazioni se il bianco non è molto attento a quello che fa. Difatti il nero fa una mossa un po' stravagante che potrebbe guidare il bianco verso avventure proibite che magari gli farebbero perdere la partita. Attenzione, tuttavia, bisogna saperla giocare questa variante, perché anche il nero rischia qualcosa se non sta attento. Vediamo quindi con cosa abbiamo a che fare. Ok, quindi come tutti sappiamo, la difesa scandinava consiste nella prima mossa del bianco E4 e risposta del nero D5. Cosa succede? Il bianco qui ha l'opportunità di prendere subito un pedone e tipicamente lo fa, perché porta a una conseguenza abbastanza gustosa per il bianco. Difatti qui normalmente la donna prende subito, ok? Quindi il bianco ha perso una semimossa per catturare il pedone, però il nero ora si trova con la donna esposta e dovrà a sua volta perdere tempi, e quindi fondamentalmente il bianco riacquisisce il vantaggio d'apertura che ha ad esempio con questa mossa di cavallo. Ora, in alcune varianti, come in quella di questa trappola, il nero viceversa ritarda un pochino la cattura con cavallo F6, sempre andando stavolta a mirare il pedone con il cavallo, di modo da dover perdere meno facilmente il tempo. Ora, tipicamente qui il bianco può gestire la cosa in modi diversi. La più giocata qui è D4. Non si difende questo pedone perché tanto poi il bianco potrà guadagnare un tempo in seguito. Ok, quindi il nero qui tipicamente prende cavallo per D5. E ora le due opzioni più giocate sono o cavallo F3, semplicemente il bianco sviluppa ignorando questa mossa del nero, oppure subito, che è la mossa che vedremo in questa variante, la spinta C4. Ok, è un'occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata. Quando un cavallo si trova così al centro, spaesato, è buona idea quella di guadagnare un tempo, con una mossa tra l'altro che libera in parte anche le azioni del bianco. Ora il cavallo può andare in C3 senza bloccare il pedone, la donna può pensare a attaccare anche attraverso la casa A4, quindi sembrano tutte rose e fiori. Ora, la mossa migliore, teoricamente quella più giocata dal nero, è cavallo B6. Con l'idea di mantenere comunque il cavallo in una posizione leggermente d'attacco, e qualora il bianco decidesse di provare a guadagnare un altro tempo, potrebbe scegliere di tornare al centro, stavolta in una posizione che è più difficilmente contestabile. Comunque in questa variante vediamo un piccolo azzardo che può fare il nero. La mossa sembra brutta, ma in realtà non è così male, per così dire. Difatti, dopo la mossa della variante, cavallo B4, questo cavallo dà l'impressione al bianco di essere completamente fuori posizione. Sembra molto facile da attaccare e qua sembra quasi che il bianco riesca a guadagnare materiale proprio per via della possibilità di dare questo scacco con attacco sul cavallo. Ora, è chiaro che il nero può difendere, ma in due mosse non si capisce come possa mantenere la parità di materiale. Difatti vediamo qui l'idea del bianco potrebbe essere giocare donna A4, scacco, e ora l'unico modo per difendere sensato è quello di portare il cavallo da B8 in C6, difende e mantiene la posizione del cavallo B4. È molto importante mantenere questa posizione perché il cavallo può essere molto pericoloso in futuro per il bianco. L'altra alternativa, che è ritirare il cavallo in C6, non è molto buona perché dopo D5 ora effettivamente il bianco attacca il cavallo inchiodato e guadagna materiale e si porta discretamente in vantaggio. Bene, quindi la mossa più propizia, come abbiamo detto, ora è cavallo da 8 in C6 per il nero. Quindi si va a bloccare lo scacco e si difende il cavallo in B4. Molto importante mantenere la posizione del cavallo in attacco. Cosa può fare il bianco? Qui il bianco ha una voglia matta di spingere questo pedone in D5 per poter sfruttare l'inchiodatura, andando poi a papparsi il cavallo alla mossa successiva. Ebbene, questa mossa è sbagliata.
la vediamo dopo, il nero va a stare bene. La mossa migliore per il bianco qui è A3, deve togliere di mezzo questa minaccia il prima possibile. Il cavallo viene attaccato, qua il nero può ritirare il cavallo in A6, rimane con questi due cavalli che sembrano in pericolo, però ora il problema è che il nero sta minacciando le case al centro, quindi che fare? Si può spingere per bloccare la cattura, però comunque dopo cavallo C5, attenzione, altra manovra pericolosa per il bianco perché attacca la donna. Il problema è che il bianco ancora potrebbe aver voglia di mantenere questa inquadratura sul cavallo per poterlo catturare la successiva, per quanto donna B5 sembri infatti buona, si attacca sia questo cavallo che si continua a minacciare la cattura su C6, segue la bellissima E5. Si difende questo cavallo, ora ancora una volta se il bianco prova a papparsi il cavallo C6 va a stare male, perché non tanto perché si apre questa linea, ma per via di B6 e minaccia l'intrappolamento della donna. Qui se la mossa fosse al nero si può spingere in A6 e intrappolare la donna bianca. Per cui che fare? L'unico modo è cercare la salvezza provando a scappare per B4. Il problema è che il nero ha a disposizione di 3 scacco. Ora il cavallo può essere preso, ma c'è un attacco di scoperta sulla donna B4 e il bianco perde materiale importante. Ok, qui si può provare a continuare, però è abbastanza chiaro che il nero ha un vantaggio abbastanza incolmabile di materiale. Ok, quindi donna B5 in questa variante non è buona. Il bianco deve a tutti i costi ritirare la donna in difesa. Nuovamente si minaccia di catturare in C6. Però dopo cavallo E5 il nero sta abbastanza a posto, perché innanzitutto c'è possibilità di sfruttare D3. L'unico modo per scacciare questo cavallo è spingere in F4 e non è certo propizio. Diciamo che il nero ha buone possibilità di riuscita, specialmente per le minacce su D3 che potrebbero portare un cavallo in questa casa alla lunga se il bianco non sta attento. Ecco perché donna D1 serve anche a bloccare questa iniziativa insieme all'alfiere. Ok, ma passiamo alle varianti in cui il bianco è più ingordo. Difatti A3 qui è la mossa migliore, ma al solito il bianco potrebbe essere tentato di spingere subito in D5 per fare il golosone e attaccare questo cavallo. Ancora una volta il problema è che la donna bianca è abbastanza una posizione non proficua, sia parzialmente esposta che poco capace a difendere. E qui la mossa che probabilmente il bianco non prevede è il sacrificio B5. Ok, questo è un sacrificio che guadagna un tempo perché si minaccia la donna. E qual è lo scopo? Uno, se il bianco prova a mantenere l'inchiodatura portando la donna in B5 e catturando un pedone, perde di vista la casa C2 e quindi c'è subito questo scacco. Dopodiché il nero cattura la torre. D'accordo, il bianco può rifarsi sul cavallo in C6, non con il pedone ma con la donna, e sembra possa guadagnare altro materiale, ma il nero difende contrattaccando. Ora la donna difende la torre, l'alfiere attacca la donna, il bianco ha poche possibilità, deve mantenere la donna al sicuro, ad esempio in A6, e ora diventa anche difficile poter difendere questo, cioè poter ricatturare questo cavallo. Ricordiamoci che il nero è in vantaggio di qualità per un pedone. Qui semplicemente dopo la spinta E5 il nero si apre tutte le vie e con re bianco così a 100 scacchiera non si sa bene come il bianco possa riuscire a sopravvivere a una situazione del genere. Quindi apparentemente donna per B5 non può andare, però vediamo che succede su C per B5. Il nero ha ancora il cavallo sotto e il cavallo B4, se il cavallo C6 si sposta, può essere catturato. Ora potrebbe venire in mente al nero di giocare questa carina cavallo D4, perché difende indirettamente il cavallo B4, se il bianco prende c'è questo doppio e chiaramente il bianco perde. Tuttavia il bianco qui ha tempo per giocare ad esempio cavallo A3, cerca di stabilizzare un po' la posizione difendendo C2.
Ora a questo punto questo cavallo è veramente in presa. Chiaro, il nero mantiene l'iniziativa perché ha esposizione ad esempio E5. Difende il cavallo e mantiene un buon attacco e la posizione è comunque buona per il nero. Però il nero ha anche di meglio. Può sviluppare un altro pezzo, disinteressandosi completamente di questi due cavalli, e giocare alfiere F5. Qual è lo scopo? Perché il sacrificio di questo cavallo in C6 permette al nero di mantenere ancora per una mossa il cavallo in B4. Pertanto il nero sta ora perfettamente controllando la casa C2 e questi sono chiaramente dei dolori per il bianco, che ora ha a disposizione varie mosse. Ad esempio, se prova a papparsi questo cavallo con D per C, il nero si apre la colonna per la donna e ora dopo alfiere C2 questa mossa dà doppio alla donna e alla casa di uno che diventa una casa di matto. Per cui qui il bianco è costretto a sacrificare la donna per rimanere in partita, ma con così poco materiale c'è poco da fare, perché se prova a prendere il cavallo chiaramente c'è il matto in fondo. Ok, quindi possiamo dire che D per C non va bene. Proviamo viceversa B per C, almeno questa colonna rimane chiusa. Qui prosegue cavallo C2, viene sfruttata il controllo della casa C2 con doppio re e torre. Quindi dopo che il re si sposta ha diverse opzioni. Re D2 è un po' un pericolo perché rimane su questa colonna, però qui il nero continua con donna per, da scacco, il cavallo è difeso e il re bianco deve andare a farfalle. Donna E5, insomma ora entra in gioco anche la torre. L'unico modo per non far dare scacco alla torre è andare con re in C4. Però donna D4, difesa dal cavallo, e alla fine il nero entra anche con la torre e la partita finisce. Viceversa, se invece di re D2 il re va in E2 è un pochino meglio, ma comunque il nero entra in attacco con la donna. Si minaccia matto in D3, per cui probabilmente F4 è una possibilità, ma comunque il bianco viene sballottato un po' da tutte le parti. Ora c'è questo attacco doppio agli alfieri, la donna rimane comunque in attacco e quindi pericolosa. Unico modo per difendere entrambi probabilmente è cavallo E2, perché scopre questa difesa e difende con il cavallo l'altro alfiere. Però dopo torre D8 è veramente pezzi in attacco e la mala posizione del re bianco, praticamente giocano da sole. Comunque qui il bianco deve perdere materiale pesante per difendere il proprio re. Ok, quindi B per C6 non sembra buona cosa. L'altra idea potrebbe essere quella di tirar fuori questo cavallo, ad esempio cavallo C3, per cercare in qualche modo di difendere la posizione. Ad esempio qui si va a bloccare questa casa, ma soprattutto si impedisce alla donna nera di entrare in gioco. Ad ogni modo c'è sempre cavallo C2 qui con scacco, quindi nero guadagna un tempo, minaccia la torre, il re si dovrà spostare, la migliore probabilmente re 2. Si comincia a contrattaccare questo cavallo, visto che ora il pedone D5 è difeso. Però E5 libera gli ultimi pezzi del nero. Tra l'altro l'idea migliore è quella di giocare alfiere B4, andando a inchiodare il cavallo sul re, che permetterebbe l'ingresso della donna nera in D5. Un po' troppi problemi che il nero difficilmente riesce a gestire. Ok, c'è sempre B per C qui, però segue alfiere B4. E ora se si vuole impedire l'ingresso della donna, qua bisogna giocare donna B5, però torre B8 guadagna un altro tempo, unica per mantenere la difesa, donna C4. Qui il nero può cominciare a prendere la torre a questo punto e la posizione è già completamente compromessa. Bene, ricapitoliamo quindi al volo questa variante trappolosa. E4 D5, quindi difesa scandinava con cavallo F6 anticipata per poter catturare il pedone D5 con il cavallo. Di solito il bianco nella difesa moderna, nella variante moderna di questa difesa, gioca D4, cavallo per D5, e ora C4 va subito a approfittarsi cercando di guadagnare un tempo su questo cavallo. La mossa normalmente giocata qui è cavallo B6, ma a sorpresa si può giocare cavallo B4, a cui il bianco potrebbe essere invogliato a giocare donna A4 per
a occhio riuscire a guadagnare un pezzo. In realtà qui la migliore potrebbe essere a 3 e si continua a sballottare questo cavallo che va in c6, d5 e ora cavallo e5. Comunque il nero ha ottenuto una buona posizione per il cavallo, ora difficilmente il bianco si potrà permettere di continuare a importunarlo gratuitamente con la spinta f4, e il nero dovrà cercare di giocare sullo smantellamento dei pedoni centrali del bianco. Ad ogni modo, nella variante della trappola abbiamo donna a4 che cerca di sfruttare l'attacco su questa diagonale e l'attacco sul cavallo, ma il nero riesce bene a difendere con cavallo da 8 in c6. Sembra ancora che il bianco possa guadagnare materiale con questa spinta, ma il nero si copre bene con b5, quindi forza o la donna a togliersi da questa diagonale che permetterebbe l'attacco su c2. Alternativamente, se prova a prendere con il pedone, c'è alfiere f5 con le varie minacce che abbiamo visto. Il controllo completo di c2 del nero, l'ingresso della donna sulla colonna d, e qua il bianco va a stare piuttosto male, per non dire parecchio male in tutte le varianti. Ok, quindi per questa trappola è tutto, ci vediamo al prossimo video, a presto e ciao ciao!